Oggi parliamo di una donna leghista con un quoziente intellettivo di 115 e assolutamente innocuo all'apparenza. Quoziente intellettivo 115 e vola Lega. Vabbè, ci sono rimasto un po' anch'io, però ultimamente poi mi imbatto spesso in storie di vendicatori, gente che ha subito troppo nella vita e che ha reagito in modo un po' poco convenzionale, proprio come la nostra protagonista Milena Quaglini. Quello che ne seguirà sarà una storia agghiacciante, ma raccontata da noi, si sa, di agghiaccianti ci sono solamente le nostre voci. Dai, almeno non ci vedono in faccia. Serial Killer d'Italia, le storie più agghiaccianti raccontate in modo scorretto e delirante. Il primo podcast che consumerà il tuo ultimo brandello di morale. Episodio 8, Milena Quaglini. Un'altra puntata che parla di vendetta, di riscatto e di follia incontrollabile, di omicidi, ma soprattutto di caramelle gommose all'alcol. Wow. Ti piacciono le caramelle gommose all'alcol? Gommose. Siamo nel carcere di Vigevano, in Lombardia. Dove vigevano? Dove vigevano chi vigevano? I carcerati vigevano. È il 16 ottobre del 2001. Una guardia carceraria fa la ronda per le celle quando vede una carcerata a penzoloni in un armadio. Scatta l'allarme, la donna è ancora viva e viene portata in ospedale d'urgenza, ma poche ore dopo morirà. Per capirne un po' di più, torniamo indietro di circa 50 anni. Siamo a Mezzanino, proprio trasposizione totale, nella bellissima Pavia. È primavera e nasce una splendida bambina di nome Milena Quaglini. Gli uccelli volano, il vento soffia. Sì, vabbè, a canna. Ok, dai. Il padre di Milena è un violento alcolizzato che picchia la moglie e lei. Un ubriacone buono a nulla, insomma. Ordinaria amministrazione. Sì, sì, le classiche famiglie. Ma sono sicuro che avrà avuto tante altre buone qualità, magari spacciava. Ma anche, forse anche dei buoni motivi per picchiare la moglie. Diplomata in ragioneria, quindi insomma da appena nata, andiamo subito a 20 anni dopo, diplomata in ragioneria, decide quindi di partire per allontanarsi da quella vita venerea. Si sposa e nasce il suo primo bambino, Dario. Ciao Dario! Ciao Dario! Le disgrazie non tardano ad arrivare. Sfigata, come la maggior parte dei nostri protagonisti, il povero marito muore di diabete. Neanche il tempo di iniziare a picchiare la moglie che tac, muori. E quindi la povera Milena cade in depressione e comincia a bere. D'altronde le buone maniere si insegnano in casa. Doveva portare avanti le tradizioni di famiglia. Eh sì, e Milena vede nell'alcol la soluzione contro la depressione. Conosce Mario Fogli, che diventerà il secondo marito dopo poco tempo. Probabilmente è il complesso di Edipo che fa scattare l'amore per Mario, in quanto rispecchia molto quello che era il padre di Milena, alcolizzato e picchiatore. Un po' come un altro Mario di mia conoscenza, eh? Sì, io? No. Alcolizzato forse, ma neanche in realtà, picchiatore proprio mai. Ti fai picchiare. Sì, io sono picchiato, non sono picchiatore. Quindi torniamo a Mario Fogli, un alcolizzato picchiatore, cerca di tenerla segregata in casa, facendola smettere di lavorare. Un troglodita che preferisce la donna in casa perché una donna che lavora tradisce. Beh, è giusto. Ah, non è giusto. Non è giusto. No, Stefano, non è giusta. Questa cosa è proprio completamente sbagliata. Il rapporto tra i due è un tira e molla. Spesso si lasciano, poi tornano insieme. In una di queste occasioni Milena lavora per un uomo come donna delle pulizie, il signor Giusto Dalla Pozza. E qui avrà la sua prima esperienza con la morte. Oh, finalmente si passa alle cose allegre. Sì, no, più o meno, insomma. Perché un giorno, mentre Milena si recava nell'abitazione del signor Giusto per preparargli il pranzo, lo trova morto in casa in una pozza di sangue. Infatti si chiamava Giusto Dalla Pozza. Dalla pozza di sangue. Chiamerà le autorità 3 ore dopo per denunciare il fatto. Accorsi sul luogo del misfatto, gli agenti trovano la villa in disordine. La rima era voluta. No, in realtà non era voluta. Infatti, accorsi sul luogo del misfatto. Un poeta, licenza poetica proprio innata. Quindi gli agenti trovano la villa in disordine e in precarie condizioni igieniche. I carabinieri sospettano di Milena, ma lei sembra colpevole solo di essere una pessima donna delle pulizie. Quindi lei che fa? Torna dal marito e ricominciano le critiche e gli abusi. Lui la picchia, lei beve, lui beve, lei si picchia, tutto torna come prima. Ma era una battuta o si picchiava davvero? Non sappiamo se si picchiava, però mi sembrava carino. Cioè, per quanto possa essere carino dire queste cose riguardo. Guarda che carina quella donna, si picchia da sola. Si picchia sotto i schiaffi. Tenterà anche il suicidio tagliandosi le vene durante la sua terza gravidanza, perché intanto hanno avuto un'altra figlia. Si sa che in queste occasioni è facile criticare la situazione, ma oltre all'amore,
se così vogliamo chiamare un rapporto a dir poco deleterio, c'è la situazione finanziaria, i figli, se vogliamo un attaccamento alla religione. Ed è a questo punto che Milena, stanca di quei soprusi, fa una scelta per certi versi coraggiosa. Mario sta dormendo, è sera tardi, Milena entra nella stanza e in mano ha una corda della tapparella. Senza farsi sentire dal marito, lo incapretta, proprio letteralmente, come aveva imparato in Sicilia qualche anno prima. Suo zio, Don Vito Corleone, tutti gli amici mafiosi. Il marito si sveglia e tira uno schiaffo a Milena, che si accorge che sta facendo qualcosa, che come Muhammad Ali incassa la grande. Lo tira con la corda sul pavimento, prende un cofanetto e glielo dà in testa. L'uomo è stordito, quindi lei ne approfitta tenendolo per terra con un piede fino a soffocarlo con la corda. Rinsavita tenta di liberare il marito, ma ormai è troppo tardi. Cosa fare adesso? Lo chiude dentro dei sacchi dell'immondizia, copre con un piumone il tutto e trascina fino al balcone coprendo agli occhi dei vicini con un tappeto sulla ringhiera. È il 1998 e Milena compie il suo primo omicidio. Oh, carina, poi ha festeggiato con la torta. Però Milena ha una coscienza. Il giorno dopo si costituisce alle autorità. Cretino. Scusate, no, quando ci vuole, ci vuole. Vabbè, però insomma, gli dispiace. E ci vuoi pensare quindi... prima alla coscienza, non dopo. Ma lì per lì non ha ragionato. E racconterà nei dettagli l'accaduto. E sembra che io sia diventato Alberto Angela. Comunque, e sembra anche dispiaciuta del tutto, già l'ho detto prima. Il problema è... che la casa è sotto sequestro per le indagini e lei non sa dove andare. Milena non è in arresto, ma viene messa in una clinica di disintossicazione per ripulirsi dall'alcol e dagli psicofarmaci prima del processo. Così almeno può andare bella sobria, pulita. Esatto, ti tutte le immagini mezza alcoliggiata al processo. Non sono stato io, signor giudice. Io sono incaprettato. Non si può fare. Sono incaprettato, questa cosa che l'ha incaprettato comunque è favoloso. Cioè, incaprettare poi è una pratica che gli leghi le mani e i piedi, no? Lo sai, sì, no? Sì, all'indietro. Tutte ci fanno anche le pratiche sadomaso con sta cosa. Silenzio imbarazzato. Un giorno Milena legge sul giornale un annuncio: cercasi donna massimo 40 anni per convivenza, poi si vedrà. Cioè, l'annuncio diceva letteralmente questa lei cosa. Giustamente, oh, sì, per Milena è l'occasione di passare gli ultimi giorni prima del processo lontano dalla clinica. L'uomo si chiama Angelo Porrello. Porrello. E ha dei precedenti per violenza su minori. Indovina un po', caro Stefano. Indovina un po', l'uomo perfetto, l'uomo con cui andare a convivere. E indovina un po', caro Stefano, sarà la seconda vittima di Milena. Comunque se li va a cercare questa, i tipi strani, eh. Sì, è tipo calamita, cioè non si sa. È una calamita per le disgrazie. Durante un pranzo, Angelo tenta di stuprare Milena, trascinandola in camera da letto, picchiandola. I due hanno due rapporti completi. Dopodiché, Milena che cosa fa? Va in cucina per preparare il caffè e versa nella tazza una quantità di sonniferi tale da stendere un gorilla. Calcolata proprio. C'era proprio il contagoccio, questa per il gorilla, questa no, per vabbè, era un esempio per farvi capire che comunque era una quantità abbastanza ingente di psicofarmaci. Angelo beve e si accorge troppo tardi di una sostanza azzurrina nel fondo della tazza. Cade in coma. Milena lo mette in una vasca da bagno piena d'acqua, non si sa se per finirlo o magari per risvegliarlo. Forse puzzava allora. Almeno t'ho steso non di lavo. Ma fatto sta che alla fine Angelo muore. Porrello. Porrello. Che cacchio dei cognomi comunque. Sì, perché come prima giusto dalla pozza. Milena è nel panico. Un altro omicidio proprio non ci vuole. Mannaggia, inciampa in cadaveri è questo. Proprio... cammina, l'ho ucciso. Mannaggia la miseria. Quindi trascina l'uomo, che in tutto questo è nudo, e lo mette in una mangiatoia. Prende dei soldi della vittima, la sua macchina, e scappa via. E vai, in vacanza. Sì. In vacanza è il cavolo, perché purtroppo viene presa quasi subito dai carabinieri e portata in carcere, proprio diretta. Olè. Cioè, ormai la prima volta ok, la seconda volta piglio e ti arresto. Ma qui cosa ci stiamo a fare se le vittime non sono almeno tre, caro Stefano? Infatti fin qui sono due. Fino a qui sono due. Difatti Milena è vittima a sua volta di stupro e pare che ogni uomo con cui venga a contatto la minimale. Ma le coincidenze non esistono, almeno per quel che concerne le indagini della polizia, che scava più a fondo nella faccenda. E comunque questo è serial killer d'Italia, quindi le vittime devono essere almeno tre, se no non vale. E fin qui sono due.
Quindi dov'è la terza? Ma dove l'hai nascosta la terza? E cosa scopre la polizia? La prima vittima di Milena non fu mica il marito Mario Fogli, ma bensì Giusto Dalla Pozza, l'uomo la quale lei denunciò la morte 4 anni prima. Colpo di scena, amici telespettatori. Zan zan zan. Podcast ascoltatori? Podcast amici, amici podcast. Amici poi, ma chi te conosce? Mandate via. No no, amici, amici cari, amici di lontana. Amici! Giustino aveva prestato 4 milioni a Milena, in quanto era in condizioni finanziarie precarie. In cambio lei faceva le pulizie e accudiva il vecchio. Va animale a accudire. Eh beh, ve lo accudisce, un vecchietto, sì, sì, insomma. Sono animali, ha bisogno di cure. Un giorno, guarda caso, comunque doveva essere veramente attraente questa Milena, perché il vecchio la attira in camera da letto e tenta di stuprarla e la picchia, e come distinto Milena prese una lampada che era sul comodino e lo colpì in testa per poi scappare via. Quindi questo istinto ce l'ha proprio, eh? Sì sì, vabbè, istinto di sopravvivenza, tu me meni, tenti di stuprarmi, io t'ammazzo. Cioè, alla fine sta povera donna che doveva fare? No, no, certo. Ricapitolando, la prima vittima è Della Pozza, colpito in testa per autodifesa. La seconda vittima è il marito, dove progetta l'omicidio ma poi si costituisce. E la terza vittima è Angelo, ucciso avvelenato. Insomma, l'evoluzione della mente del serial killer. Tornando in una linea temporale decente, Milena è sotto processo per 3 omicidi. Per quanto le analisi psichiatriche siano a suo favore come le sentenze inizialmente, un esame psichiatrico in particolare la mette alle strette, dicendo che Milena era assolutamente in grado di intendere e di volere durante almeno 2 dei 3 omicidi. Anche perché per incavrettare una persona un po' ci devi stare col cervello. No, non penso che tutti quei nodi siano facili. Ma anche andare a mettere i sonniferi nel coso, magari forse non voleva ucciderlo, forse voleva solo farlo svenire. Però voglio dire, il confine non lo so, è labile. Quindi torniamo alla sera del 16 ottobre. Milena scrive una lettera senza un destinatario. Spiega che non gli importa più nulla, né dei suoi sostenitori, che nel frattempo comunque c'era gente che in carcere gli mandava lettere, perché insomma una donna che con coraggio in qualche modo aveva reagito, anche se un po' male, però comunque aveva reagito a delle violenze, e non gli importa neanche più della sua vita. Quindi prende un lenzuolo, art attack. Quindi prende un lenzuolo fatto bene, forma un cappio e si impicca dentro l'armadio della gabbia, della cella. Della gabbia, mica una... Vedi, tratti le donne come animali. Come animali. Però a questo punto ci siamo divertiti, siamo stati bene, tutto quello che vuoi, ma un momento serio lo metterei. Beh sì, la violenza sulle donne è un fatto grave, è un cancro che ancora continua a uccidere questa società che ci piace tanto definire evoluta. Chiunque maltratta una donna non può essere definito uomo. Milena è stata vittima per tutta la sua vita, finché non ha deciso che per difendersi bisognava attaccare. Reagisce e uccide. Ma sangue chiama sangue, e così anche lei muore schiacciata dal senso di colpa. Quindi a tutte le donne, voletevi bene, e se state subendo violenza, denunciatela. Quindi ci siamo lavati le mani, qualsiasi cattiveria abbiamo detto. Comunque, arrivati alla fine di questo 8° episodio di Serial Killer d'Italia, io lascio la parola al caro Stefano. Eccoci qua. Non abbiamo, come al solito, quest'uomo non si prepara gli episodi. No, 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 alla prossima, nel prossimo episodio vi... Che cosa c'è scritto? Vi parlerò di Hacho en Alamania. Vabbè, visto che Stefano non si prepara mai uno script per il prossimo episodio, se avete qualche idea, se volete sentir parlare voi di qualche personaggio che vi incuriosisce, ovviamente inerente a questo format, ditecelo e noi vi faremo questo bel regalino. E magari ci ispirerete anche e ci toglierete un po' di lavoro. Anche perché se non ci comunicate la vostra opinione, io al prossimo episodio vi parlerò di Rosy Bindi. Ok. Sappiatelo. Non potremmo farlo. Ma proprio una miniserie io farei, tutta su Rosy Bindi. La vita e le opere di Rosy Bindi. Un ringraziamento speciale a Ludovica Savastano, direttamente da Gomorra, Matteo Failla, coautore delle musiche, Francesca Sorberlo per il design video e Bruno Dell'Anna per averci aiutato con l'audio. Il nostro Signore Gesù Cristo per proteggerci sempre. E a tutti i protagonisti di Serial Killer d'Italia per averci donato la loro storia. Quindi seguiteci sui nostri canali social, Instagram, Facebook, nella cassetta delle poste, perché vi mandiamo sempre le cartoline.
Mario Nudo. Di Mario Nudo, ovviamente. E lasciateci una bellissima recensione a 452 stelle su iTunes. Su Spreaker, su Spotify, su Google Podcast, che da poco ci ha ammesso nella sua, nel suo Olimpo, fantastico, dei podcaster. Fantastico, che figata. E ci vediamo alla prossima. Arrivederci.